Benvenuti ad Insieme. Oggi apriamo la trasmissione parlando di una bevanda a noi molto cara, il caffè. Vediamo qual è stata la sua evoluzione e come piace prenderlo ai nostri connazionali. E poi chi mai potrebbe prepararmi una tazzina di caffè come me la preparo io, con lo stesso zelo, lo stesso amore? Capirete che dovendo servire me stesso, seguo le vere esperienze e non trascuro niente. Ma proprio lo faccio con tutte le regole. Per noi italiani il caffè non è solo una bevanda calda da gustare al mattino o dopo i pasti. Per noi è una vera e propria tradizione culturale che ha mantenuto la sua supremazia sulle mode del momento. Ma la cultura del caffè è cambiata nel tempo. Dalla classica moka fatta in casa alle moderne capsule sottovuoto, il modo in cui gustiamo il caffè ha subito una vera e propria evoluzione. Dalla moka siamo andati a finire all'evoluzione delle macchine del caffè, perché oggi non abbiamo nessuno tempo, che si pigia un bottone la macchina ti dà subito il caffè cremoso, che è facilitare così. And they've continued on as far as the going from the traditional machines to the fully automatic and the super automatic machines, which we now know today. The super automatic machines are ideal, basically because they're taking the whole bean, water, it's a ground, brewed, and dispensed system, what we typically call bean to cup. The bean to cup systems are probably by far the freshest way to go because you're absolutely grinding on the spot what you need when you need it. They've further evolved, of course, with things like capsule systems, which provide a sense of convenience. Of course, the fact that you have the ability to just drop in a capsule and brew a single cup at a time, as opposed to brewing carafes of coffee. Ma come lo prendono il caffè i nostri connazionali? È meglio bere tre caffè espressi e non un caffè canadese. Il caffè canadese medio ti porta alla stessa somma di tre caffè espressi giornalieri. Espresso, no zucchero, e almeno 5 o 6 al giorno, però grande, non piccolini. Io prendo il decaf, per me il migliore è il caffè AG. Ne bevo 3-4 al giorno, in questo momento no. Espresso lo prendo minimo due volte al giorno, la mattina e dopo pranzo. Alla mattina il cappuccino e dopo pranzo solo il caffè con uno zucchero. Il caffè è sempre stato al centro di diverse contrapposte teorie, specialmente per quanto riguarda i suoi effetti sulla salute. Un tempo definita la bevanda del diavolo per i suoi effetti eccitanti, oggi il caffè ha assunto caratteristiche ben più positive. È stato infatti dimostrato da diversi studi scientifici che il caffè, sempre se consumato in moderazione, fa bene alla salute. È ricco in antiossidanti, ha proprietà protettive nei confronti di alcuni tumori e del diabete di tipo 2, aiuta contro l'asma e sembra allontanare anche il morbo di Parkinson. E la giusta dose del caffè non fa male alla salute ma porta dei privilegi. A me mi fa digerire e mi stimola. A me mi piace il caffè, espresso sempre. Io non bevo caffè. Te, caffè, sono negato col caffè. Come mai? Mi agita. Non bevo caffè, non so, specialmente l'espresso, non posso più dormire quella giornata. Niente, assolutamente. Niente caffè. Ma quando ha smesso di bere il caffè? Sono una quindicina di anni. 15 anni sono. Quando ho finito di lavorare, allora ho smesso di bere il caffè. Se ne prendi uno o due va bene, ma quando se ne prende di più non credo che è troppo buono. Poi dipende dalla persona. Io il caffè pronto. Grazie Maria. C'è chi lo vuole ristretto, c'è invece chi lo preferisce lungo. A me piace ristretto con un po' di schiuma di latte e una spruzzatina di cacao in polvere. Un caffè che in Italia chiamano espressino. Da Market Lane in Woodbridge, Dino Cavalluzzo per Insieme.